mentre il nostro presidente, e dopo il presidente nazionale in scaletta ci abbiamo qui il presidente provinciale Cesare Gandolfi, che vedo che ha un discorso mostro lungo. Gli pregherei di essere un po' più breve come ha fatto il presidente, perché il tempo vola. Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui a titolo personale a nome della federazione, a titolo personale e a nome del comitato provinciale di Parma della FIPAV. Vi porto i saluti, siete molto numerosi, questo mi fa molto molto piacere. Come ho già detto più volte in questi ultimi giorni, la presentazione delle squadre a inizio stagione è senza dubbio uno dei momenti a cui partecipo più volentieri, per un motivo molto semplice: ho il desiderio forte di ricordare a tutti che la federazione c'è ed è vicina fin dal primo momento alle società sue affiliate. Oggi abbiamo la dimostrazione ancora maggiore con la presenza del presidente federale, e voglio ringraziare tutte quelle persone che si impegnano per il grande movimento della pallavolo. E lasciatemi ringraziare anche tutti coloro, e mi rivolgo soprattutto ai genitori degli atleti, che in questi anni sono state vicine alla squadra, alle società, le hanno dato fiducia, le hanno manifestato stima e hanno creduto nella capacità e nell'entusiasmo dei dirigenti, dei tecnici, dei giocatori. La società Energy Volley è una società giovane, come sono giovani la maggior parte degli atleti tesserati al suo interno. È una società molto viva e presente sul territorio provinciale. È cresciuta moltissimo nell'arco di pochi anni ed è aumentato stagione dopo stagione il numero dei propri giocatori e il numero delle proprie squadre, senza mai trascurare la qualità. Grazie alla capacità dei dirigenti, i ragazzi sono affidati ad allenatori di grande esperienza, perché l'Energy Volley sa che è giusto insegnare a giocare a pallavolo, ma ci si deve anche assumere la responsabilità di educare i giovani e trasmettergli quei valori fondamentali che li accompagneranno per tutta la vita. Voglio complimentarmi anche con la prima squadra, che la stagione scorsa ha conquistato la promozione in B2 maschile, che a Parma attualmente nel settore maschile è la categoria più alta. Bravi ragazzi. Mando un saluto ed un abbraccio al tecnico attuale Enrico Mazzaschi, con il quale abbiamo condiviso 4 anni all'interno del comitato provinciale dal 2001 al 2005. Quindi grazie a tutti i dirigenti dell'Energy Volley, al presidente il signor Luciano Ughetti, a Francesco Ughetti, un amico, colui che ha costruito tutto questo movimento. Un ringraziamento anche a Manuel Civa, che ha contribuito fortemente alla creazione della prima squadra. Sono tutte persone che credono a un progetto, che non sono qui per caso e che sono innamorate della pallavolo, questo è l'importante. Ogni tanto sento dire con grande dispiacere che il movimento del volley a Parma in provincia non esiste quasi più, è un concetto sbagliato. Chi dice queste cose non conosce la nostra realtà. Le società affiliate al comitato provinciale di Parma sono 42, i giocatori sono circa 2600, tre quarti donne, tre quarti uomini, scusate, un quarto uomini. Più o meno abbiamo 200 allenatori tesserati. Rispetto alla stagione scorsa abbiamo 2 squadre in B2, in più una femminile e voi nel maschile. Abbiamo la B1 femminile di Collecchio, abbiamo tante squadre in Serie C, in Serie D regionale e molte nei campionati provinciali. E in più abbiamo sempre, fortunatamente, la 2 femminile. La nostra pallavolo c'è, si può fare di più, ma c'è. E finché ci sono persone come voi, qui a Parma, vi garantisco che non morirà mai. L'obiettivo di tutti noi, ma preferisco chiamarlo sogno, dei dirigenti dell'Energy, delle altre società che bene lavorano, della dirigente della federazione,
vogliamo riportare Parma ai vertici della pallavolo italiana e deve essere il sogno di tutti. E sono sicuro che insieme a tutti voi, se sarete sempre vicini al movimento fin da subito, riusciremo a raggiungere questo grande risultato. E a voi, cari dirigenti, tecnici, ragazzi e ragazze, siete bravi, forti, ricordatevi sempre di fare le cose con entusiasmo, con ottimismo, e nessun traguardo vi sfuggirà. In bocca al lupo a tutti. Grazie Presidente, lei ha già detto tutto, io posso chiudere. No, molto, è stato molto, molto sincero, e devo dire, prego.